Ciao a tutti, ecco un nuovo video che si propone di aiutarvi nella scelta della chiusura, proprio in relazione alla dimensione della stessa. Quindi oggi vedremo in particolare i moschettoni. Appunto, ho preso diversi campioni di misure diverse e cercheremo di osservarli, di compararli tra loro, utilizzando anche come metro di paragone i Bicono Swarovski da 4 mm, che probabilmente sono la misura di Bicono più comune e più conosciuta da tutte le persone che praticano quest'hobby. Naturalmente poi la ripresa la farò come per le chiusure di bar, inquadrando bene tutta la mia mano, in modo che come ulteriore termine di paragone avremo anche la dimensione della mia mano. E quindi adesso vi mostro tutti i campioni che ho scelto da vicino, vi dico le varie misure e spero che tutto sia chiaro. Cominciamo con questo moschettone che ha dimensione 12x7 mm, mentre quest'altro, sempre argentato, è di dimensione 12x6 mm, quindi è un po' più sottile. Altrimenti, sempre argentato, ne abbiamo un altro che è più grande e che è 15x8. Secondo me qui la differenza si vede molto bene. Questi sono piccoli, vanno bene anche per collane non molto vistose, e qui invece abbiamo un moschettone più grande, più importante, che diciamo a livello estetico non è che può essere usato proprio su tutte le creazioni, perché se la collana è particolarmente sottile e delicata, in questo caso il moschettone sarebbe troppo visibile, almeno a mio parere. Vi mostro magari anche un po' più da vicino: 12x6, 12x7, 15x8. Finora vi ho mostrato i moschettoni che Hobby Perline ha registrato dando loro due misure, quindi abbiamo visto 12x6, 12x7 e 15x8. Adesso invece vi mostro tutti quei moschettoni che hanno un'unica misura, quindi questo è un moschettone da 9 mm, un moschettone a pera. Altrimenti abbiamo una misura differente, un po' più grande, che è quella da 11 mm. Vedete, già un po' più grande, e di questo da 11 mm ce ne sono due modelli, diciamo, differenti. Questo qui un po' squadrato, diciamo, se no anche qui sempre la forma a pera. Entrambi questi due sono da 11 mm, mentre questo più piccolino è da 9. Poi abbiamo anche dei moschettoni Goldfield, in questo caso sono da 12 mm, eccoli qua. Sempre in relazione ai Bicono da 4, considerate. Diciamo la differenza tra 9 e 12 è evidente, tra 11 e 12 non molto, si somigliano. Un altro moschettone un po' più grande è questo qui da 13. E qui la differenza si vede sia con quello da 12 che con quelli da 11, per non parlare di quelli da 9, naturalmente. Andiamo su misure sempre più grandi. E adesso vi mostro due tipi di moschettoni da 14 mm. Uno è questo, l'altro invece è in ottone naturale. Eccolo qui. Come vedete, hanno la stessa misura questi due. Quest'altro risulta, sì, un po' più piccolo, ma non di molto, visto che è un millimetro di differenza. Invece già con tutti questi altri moschettoni che si trovano in alto, ecco che la differenza è notevole tra questi da 14 e questi altri invece da 9, 11 e 12 mm. L'ultimo moschettone più grande che Hobby Perline vi propone è sempre un moschettone a pera e la dimensione è 16 mm. Eccolo qui, è il più grande e vistoso. Io spero che anche questo video sia stato chiaro, esauriente e soprattutto vi sia realmente utile nella scelta dei diversi moschettoni, proprio in relazione alle diverse dimensioni che hanno. Quindi per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!